E vediamolo subito questo manifesto che annuncia da giorni quello che avverrà nella diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, in particolare nella cattedrale di Molfetta, trentesimo anniversario del Dies Natalis del venerabile Antonio Bello, da tutti conosciuto come Don Tonino. Dunque, questa sera alle 19, Santa Messa, presieduta dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi, cardinale, come tutti sanno, anche lui ama però essere chiamato così com'era fin dall'inizio del suo servizio alla Chiesa. E semplicità è anche la caratteristica proprio del nostro ospite in diretta da Molfetta. Lo saluto e lo ringrazio, è il vescovo. E dunque, Monsignor Domenico Cornacchia, come state? Come state vivendo e come lei personalmente vive questo anniversario? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito rivoltomi. Sono qui proprio dinanzi alla stanza dalla quale Don Tonino, esattamente 30 anni fa come oggi, è volato dalla terra verso il cielo. E per noi oggi, sì, è un miscuglio, è un melange di gioia, ma anche, ecco, di tristezza, se vogliamo, tristezza perché si è allontanato fisicamente, ecco, un personaggio, un volto sorridente, un volto ricco di speranza, ma nel medesimo tempo siamo fieri, siamo davvero gioiosi nel sapere che quest'uomo è stato dichiarato dalla Chiesa esattamente il 25 novembre del 2021 da Papa Francesco venerabile, ovvero è il primo passo ufficiale verso la canonizzazione, verso una dichiarazione di fama, di santità che noi ci auguriamo fra non moltissimo, ecco, Don Tonino potrebbe diventare emblema, esempio per tutta la Chiesa universale, ecco, emblema, modello di virtù umane, virtù cristiane, se Eccellenza, vogliamo. mi dia un po' di cronoprogramma allora, così cominciamo anche noi a prepararci. Ci dica qualche data all'incirca, cosa sta per accadere? E dunque, naturalmente io vorrei poter offrire dei dati più precisi, ma non ne dispongo, non è possibile, ecco, immaginare le scadenze quali possano essere. E vale a dire che dopo il processo diocesano è seguito il processo a livello centrale della Chiesa di Congregazione delle Cause dei Santi. E quindi si offre al Santo Padre, alla Chiesa gerarchica, quella che si chiama la positio sulla vita e sulle virtù del candidato alla beatificazione. Ciò che io ho fatto esattamente circa 2 anni fa, quando ho consegnato nelle mani del Santo Padre, ecco, un volume di circa 1200 pagine, che è un po' un mélange, un riassunto della vita, delle testimonianze circa Don Tonino. Si E lo Santo Padre, sì. ricorda quale di queste testimonianze è più connessa col tema della guerra? Dunque, indubbiamente sappiamo che Don Tonino, solo pochi mesi prima che morisse, esattamente nel dicembre del 1992, si è recato a Sarajevo con quello che egli chiamava, ecco, l'esercito pacifico dell'ONU con circa 500 pellegrini, ha varcato le porte della città di Sarajevo inerme, e davvero le testimonianze lo dicono che non c'è stato un colpo di cannone, di fucile, ecco, sparato in quella notte. Davvero è stato un gesto coraggioso, un gesto emblematico perché, come dice, ecco, la scrittura, come dice il Signore, che alla fine, ecco, dopo una lunga notte terribile di buio, di tristezza, comunque l'alba sorgerà. È quello che ci ha lasciato quasi come testamento spirituale Don Tonino, il quale è morto soltanto 4 mesi dopo, ecco, la sua andata a Sarajevo. Sì, e lei Purtroppo. sicuramente conoscerà
tra poco parleremo di questioni di salute anche per un altro motivo, ma lei conoscerà qualcuno che già lo prega e che magari invoca la sua intercessione per guarire e magari anche guarito. Ci racconti. Dunque, ufficialmente non ci sono dei dati confermati di prodigi attribuiti all'intercessione del venerabile Don Tonino, ma indubbiamente io posso attestare che c'è tanta gente che invoca l'intercessione di Don Tonino, si affida a lui, alla sua intercessione, alla sua preghiera, per ottenere dal Signore magari una grazia, una guarigione, e direi anche un conforto spirituale e umano. Sono tante le testimonianze. E direi anche da ogni parte del mondo. Io ho composto una piccola preghiera di richiesta dal Signore del riconoscimento di questa fama di santità, e quindi la gente, man mano che si affeziona, man mano che conosce di più, ecco, la santità di quest'uomo, ecco, il Signore potrebbe, ecco, per sua intercessione offrire un beneficio spirituale e anche fisico a chi lo invoca con fede. A proposito di grandi benefici che Don Tonino ha portato, questa nostra città, San Giovanni Rotondo, ricorda ancora come memorabile il giorno in cui, il 30 settembre del 1990, Don Tonino Bello venne per tenere un incontro in una parrocchia relativamente nuova, quella di San Giuseppe Artigiano. Si sente non benissimo, ma si vede e si comprende molto tra le righe. Ascoltiamo. Quante volte gli ecologisti dicono: noi la natura non l'abbiamo ricevuta in eredità dai nostri padri, ma l'abbiamo avuta in prestito dai nostri figli. L'abbiamo avuta in prestito, ma dobbiamo rendere questo fatto è importante. Sapete perché vi dico questo? Perché dobbiamo alimentare in termini anche religiosi, spirituali, dobbiamo alimentare la cultura del no allo spreco, della sobrietà. Non è un discorso accigliato, arcigno, un po' malinconico che vi fa uno di passaggio qui. Se no, veramente, non voglio aprire il discorso sul problema ecologico, perché se no non la finiremo più, ma comprendete che se non acquisiamo questa mentalità è difficile che poi si possa sopravvivere. Sono passati più di 30 anni e quindi abbiamo proprio la percezione del profeta, ancora una volta, nella Chiesa che tanti accusano di ritardi, e ne hanno anche motivo peraltro, e c'è sempre qualcuno che invece è in un'avanguardia, ma di decenni, rispetto al mondo intero. Quindi ecco, non possiamo noi in questo breve spazio approfondire anche la questione, appunto, di tutto ciò che poi Papa Francesco ha messo nel cuore del suo pontificato e del suo insegnamento apostolico. Però vi invito anche qui, perché c'è molta facilità di trovarli, a scoprire meglio quello che raccontava Don Tonino col suo spirito poetico riguardo alle nostre responsabilità. Vedete, non ha puntato il dito, era con uno stile veramente disarmato e disarmante. Ma queste parole ovviamente sono un sovrappiù, perché sono state giustamente già dette tante volte su di lui. Eccellenza, noi adesso vogliamo anche ricordarlo in un modo che è anche un po' doloroso, lei lo sa, gliel'ho detto fuori onda. Noi abbiamo pianto pochi giorni fa, l'8 aprile, e so che però i funerali sono stati il giorno di Pasqua, quindi anche quello un segno non da poco, Domenico Cives, cioè il medico personale di Don Tonino Bello, che è morto precocemente, prematuramente, prima dei 70 anni, e che era stato con noi di una generosità incredibile, proprio raccontandoci tanto di Don Tonino Bello e anche, certo, del suo ruolo nella vostra diocesi di direttore della pastorale della salute. È stato qui in un giorno tutto speciale, quando venne Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio. E adesso, se ha la pazienza di ascoltare con noi, ecco la breve clip. Sono uomini dalla grande fede, e la fede la manifestano in un solo modo: con la preghiera.
Don Tonino più volte mi diceva, quando io gli chiedevo ma come fai a sopportare tanti dolori che neanche la morfina che ti faccio riescono a sedare, e lui mi rispondeva con la preghiera: Mimmo, devi pregare, devi scendere nelle falde freatiche più profonde della tua coscienza, dove l'acqua è pura, limpida, lì troverai Dio, non lo trovi nelle traiettorie universali o nelle formule matematiche, Dio è in te. Devi concentrarti nella preghiera che non deve pendere dalle tue labbra, ma deve dipendere dal tuo cuore. E più volte, infatti, noi lo trovavamo da solo, davanti al Santissimo, inginocchiato, mentre pregava. La cosa che mi ha sconvolto fin dall'inizio è la continuità sua della preghiera. Il fatto che, nonostante devastato dal male e che non potesse neppure muoversi nel letto o parlare più con noi, tant'è che io e lui ormai negli ultimi tempi ci intendevamo soltanto con il movimento delle palpebre. Un movimento in basso significava il sì, un movimento in alto significava il no. Eppure lui muoveva le labbra di continuo, perché pregava, pregava intensamente. E quando mi si rivolse a tutti gli amici, volendoli incontrare uno ad uno prima della sua morte, e ad uno, ad ognuno, lui raccomandava, faceva delle raccomandazioni, a me disse: Mimmo, fratello mio, hai fatto tutto ciò che era possibile, ma davanti alla volontà di Dio bisogna mettere fiori freschi. Papa Francesco, fin dall'inizio del suo pontificato, mi ha riportato indietro di 25 anni, perché Don Tonino, le stesse cose che ora dice Papa Francesco e dice alla Chiesa, le ha riferite 25 anni fa, quando ha parlato degli ultimi, del mettersi l'occhio del povero per capire l'essenza della povertà e per capire come bisogna stare vicino ai piccoli, perché Dio ha una, mi diceva, un privilegio particolare e ha una predilezione particolare per i piccoli, per gli ultimi. Ed è così. E allora mi invitava a provare a casa sua la tavola, a fare le prove della tavola trinitaria. E noi, diceva Don Tonino, dobbiamo provare a tavola la convivialità delle differenze, cioè la pace. Ci dobbiamo sedere intorno alla tavola e gustare quello che è sulla tavola. Aggiungeva poi che, secondo lui, una frase evangelica di Marco era stata tradotta male dal greco in latino e dal latino in italiano. Doite tois tocois ta paraonta, tradotto in latino, date pauperibus quod super est, in italiano, date ai poveri ciò che vi avanza. No, diceva Don Tonino, non è ciò che vi avanza, è quello che sta sulla tavola, per cui i poveri voi li dovete invitare a casa vostra. E infatti lui aprì le porte del suo episcopio agli ultimi, ai diseredati, ai poveri, agli ubriaconi. Diciamo che la vita di Don Tonino ormai è veramente un'icona. Una vita che è un'icona. Era il 17 marzo del 2018 e lascio a lei un minuto per commentare e anche ricordare quest'uomo che aveva così ben compreso, credo anche nella vita, non solo intellettualmente e psicologicamente, quello che Don Tonino ci ha lasciato e ci dice ogni giorno. Don Tonino è arrivato qui a Molfetta come vescovo verso la fine del 1982. E poco più di 10 anni dopo ci ha lasciati, come lo sappiamo. E sicuramente ha trascinato un gruppo di ragazzi, di giovani, giovanissimi, laureati e non, alla ricerca del bene, della pace e dei valori autentici. E tra questi ragazzi, tra questi giovani, ricordiamo Mimmo Civers, Guglielmo Minervini e tantissimi altri. E dunque, dove passava Don Tonino c'era quasi un risucchio, c'era quasi un coinvolgimento naturale, e poi si faceva condivisione,
di quello che egli stesso annunciava con le parole, ma soprattutto con la vita, con la testimonianza. A me pare che il ricordo più bello che noi possiamo ricavare da quest'oggi sia proprio questo. Oggi per noi è una giornata di festa, non di lutto, non di lacrime. È una giornata di festa nella quale, ecco, deve risuonare un monito assai importante di Don Tonino, il quale diceva che è il mondo lo spazio nel quale noi ci giochiamo la nostra identità. Ecco, il mondo praticamente deve diventare il solco in cui noi dobbiamo seminare semi di pace che sicuramente daranno frutto. Perfetto, una conclusione che non poteva essere migliore. Ancora tanti auguri e naturalmente ci risentiremo presto. Comunque domani qui nella stessa trasmissione si riparlerà di questo trentennale. Grazie Monsignore, grazie a tutti voi. Auguri. Adesso la linea va alla regia.